Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place we all make and just be alone, be alone. All those nights, lying by your side. Like it's a bright moonshine under your spotlight. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi del cannone orbitale da fare da soli, ragazzi. Allora, avete visto qualche genialoide che ha commentato all'inizio video addirittura che hanno tolto l'opzione di cambiare i completi, ragazzi, fermi tutti, questa mi mancava. La Rockstar che toglie l'opzione di cambiare i completi, raga, ma non è che sei un po' rincoglionito te, no? Ci hai pensato che magari sei rincoglionito? Prima di darmi del pezzo di merda a me, guardati allo specchio, a me come a tutti gli altri youtuber, guardati allo specchio perché fai schifo. Comunque sì, continuiamo con il glitch, continuiamo. Avete visto la data di oggi, vi faccio vedere i miei soldi, 1.323.580, e quando farò il glitch saranno 1.324.080, ok? Perché sto andando a farlo in sessione privata, quindi con il colpo da 500.000. Per fare il glitch, ragazzi, abbiamo bisogno di alcuni completi o un completo solo. L'importante è che ci faccia comparire il bollino arancione in basso a destra, ragazzi. Quindi ci avviciniamo al cannone orbitale, ci cambiamo di vestito, uno qualunque, io qui ho fatto il defilé, però insomma potete metterne uno qualunque. E quando ci comparirà il bollino arancione in basso a destra, potremo premere la freccia destra per avviare il cannone orbitale. Quindi a questo punto, una volta dentro il cannone orbitale, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare il colpo, in questo caso da 500.000 perché sono in privata. Non appena ci scala i soldi, come avete visto, non appena mi ha scalato i soldi, avviate il lettore multimediale. Semplicissimo, ragazzi. Dopodiché tornate in game, come avete visto dai passi, e dopo andate in verifica connessione internet, ragazzi, è semplicissimo. Dovete comparire e andare in game solo per far comparire il messaggio, ma dovete essere rapidissimi, ragazzi. Una volta fatto tutto questo passaggio, fate la verifica della connessione e tornate in game. Niente di più semplice, ragazzi, il glitch funziona perfettamente. Ho letto boiate assurde sotto il video, non l'ho girato perché non avevo tempo di girarlo, alla fine ho deciso di girarlo io e voglio vedere che cosa cambia, se è girato da me o girato da qualcun altro, spiegato da qualcun altro. Comunque il metodo è quello, ragazzi, non cambia.
Quello che vi voglio dire, se Mezza Community continua a portare questo glitch, probabilmente un motivo ci sarà, non è che sono tutti fake nella community degli youtuber. Io ho scritto pacciato, ragazzi, perché mi avevate veramente sbrindellato i coglioni, spappolati i coglioni, e quindi ho scritto pacciato. Infatti c'è scritto anche in un commento, ho scritto pacciato perché non mandava più de sentibbe. Come vedete, ragazzi, mi ha dato i soldi, ok? Allora, adesso andrò a ripetere il glitch. Adesso vi faccio vedere anche la data, ok, ragazzi? Così, giusto per regolarvi con i tempi anche del video, insomma, no? Vedete che... Quindi, una volta che siete qui, ragazzi, dovete ripetere il glitch. Io questa volta ve lo faccio vedere in maniera sbagliata, come non dovete farlo, cioè con la lentezza, con l'artrite alle mani non lo dovete fare sto glitch. Se avete l'artrite alle mani a 12 anni, lasciatelo stare sto glitch, non lo fate, né per voi. Se non riuscite a fare i glitch, non li fate, non so per voi, è inutile che state a commentare sotto agli youtuber, non va, è un fake. Ma magari siete voi i fake che non siete buoni a fan cazzo, ci avete pensato? Pensateci, pensateci. Allora, ragazzi, vi faccio rivedere i soldi che avevo, diciamo che ho preso, insomma, giusto per farvi vedere, per far vedere al signorino che ha lasciato nel commento, che ha detto che ha buttato 3 milioni e mezzo nel cesso, che i soldi non si buttano, ok? Ok, fino qui ci siamo. Io adesso vado a fallire il glitch intenzionalmente, ragazzi, lo vado a fallire intenzionalmente, ve lo dico proprio di proposito. Quindi faccio tutti quanti i passaggi, ok, ma nel momento in cui dovrò essere veloce per fare tutto il resto, il fattore del lettore multimediale e altro ancora, sarò lento. Certo, non sarò una tartaruga, però comunque sarò un pochino più lento, qualche frazione di secondo più lento, e vedrete che cambierà molto. Guardate qui, io ho sparato, non ho avviato subito il lettore, sto avviando il lettore molto tranquillamente, ovviamente il tempo è quello che ci vuole. Mi soffermo un po' più tempo sul lettore, rivado in game, vado nelle impostazioni, vedete che io sto perdendo molto tempo, vado nelle impostazioni, e questo è quello che magari fate voi quando non siete pronti a fare un qualcosa, che vi impicciate e cazzate varie. Io ho fatto la stessa cosa che farebbe un qualunque utente medio, diciamo, dai. Quindi vado a fare la verifica della connessione, aspettiamo la beata verifica della connessione, e dopo andremo a tornare in game. Ragazzi, vi dico già in anticipo che il glitch non ha funzionato, perché l'ho fatto intenzionalmente, ma non mi ha tolto nemmeno i soldi, ragazzi, come andremo a vedere adesso. Mi sta buttando nella storia. Non vi deve buttare nella storia, se vi butta nella storia è perché siete stati troppo lenti, ragazzi. Io qui vi ho lasciato proprio tutto il video integrale, così vi fate i conti dei minuti che vi faccio vedere io con la play e tutto il resto, ragazzi. Vi fate due conti e vedete un attimino se il tempo è quello che è o meno. Quindi torniamo nell'online, e come vi ho già detto, già so che il glitch non ha funzionato, e però non ho perso soldi, quindi brutto caprone che mi hai dato della merda, ok? Non puoi perdere soldi, anzi non sei idea, è quello di Completi che mi ha dato della merda. Comunque sì, me ne frega un cazzo, siete caproni, non si possono perdere 3 milioni. Se, allora già io dico, no? Cristo santo, non ti è riuscito due volte, fatte due domande, perché c'è con continua a insistere in altre 4 volte? Ci sarà qualcosa che sbagli, no? Prova diversamente, no? Prova a andare a vedere un altro video, o sei così microcefalo da non capire che stai a sbagliare qualcosa, e sei così perfettino da pensare che tu fai tutto bene e gli altri sono fake. Ma va a cagare tu e quella vacca di tua madre. Io dico, raga, su, eh? Già è difficile fare video perché la Rockstar non sta facendo un cazzo, poi voi non capite neanche i glitch che ci sono da più di un mese, ragazzi. Ci stanno glitch, ok, quello del cannone orbitale no,
però io ho portato svariati glitch che ci sono da più di un mese, vanno avanti, ancora continuate a fare le solite domande stronze. Come si fa questo, come si fa quello, magari avete cominciato ieri a giocare alla play. È andato a fanculo, regà, no? E dai, a me mi frega un cazzo, lo sapete tutti, lo sapete tutti, quello che io dico penso. Potete pure cancellarvi dal canale, tanto me ne sbatte una minchia. Però quello che vi devo dire, ve lo devo dire. Imparate a fare i glitch e non rompete il cazzo a noi che facciamo i video. Detto questo, un saluto, al prossimo video.